Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata del Caffè del mercoledì. Il nostro ospite stasera è il professor Luca Ricolfi, sociologo, politologo e docente di analisi dei dati, editorialista di Repubblica e presidente responsabile scientifico della Fondazione David Hume. Professore, grazie per aver accettato l'invito della Grazie Fondazione a voi. Einaudi. Professore, partiamo dall'ultimo editoriale che lei ha scritto appena ieri per Repubblica. Il titolo è Libere idee in libero dibattito. Lei scrive: quel che mi colpisce come studioso di scienze sociali è il clima di illibertà che governa i nostri scambi di idee. A cosa è dovuto questo clima di illibertà che lei denuncia? Ma è difficile. È difficile dare una risposta analitica perché il clima di libertà in realtà c'è sempre stato, almeno negli ultimi decenni. Il problema è che nelle ultime due congiunture, cioè quella del Covid e quella della guerra, questo clima di illibertà è diventato molto opprimente e quasi parossistico. A cosa sia dovuto, è difficile dare una risposta. Sinceramente, sono cose che non hanno una causa, sono, evoluzioni delle opinioni pubbliche, della mentalità collettiva che avvengono nel lungo periodo. In Italia c'è sempre stato, a mio parere, un'inclinazione conformistica. Cioè noi siamo conformisti come popolo, siamo abbastanza predisposti alla sudditanza e abbiamo probabilmente il sistema dei media peggiore del mondo occidentale. Cioè il sistema dei media è completamente succube dei grandi poteri economici e politici del nostro paese, e però si dà anche delle missioni. Cioè, durante il Covid c'è stata la missione di guidare gli italiani alla vaccinazione e durante la guerra c'è la missione di guidare gli italiani alla guerra stessa, a combattere dalla parte giusta a favore degli ucraini, eccetera. E questa tendenza del sistema dei media a conformarsi al potere, perché in nessun altro paese dell'Occidente c'è un rapporto così stretto fra i giornalisti e i politici. Questa tendenza a conformarsi alle volontà dell'establishment rende il dibattito molto difficile. Nel mio articolo io però attiro l'attenzione su un aspetto strutturale, cioè questa difficoltà, nostra difficoltà di dibattere liberamente è anche dovuta semplicemente a quello che scoprì Festinger negli anni 50. Il grande psicologo sociale Leon Festinger, quando si accorse di quanto il bisogno di coerenza della nostra mente sia forte, quanto poco siamo in grado di elaborare segnali dissonanti. Allora, per fare un esempio concreto, in questo momento, dato che i media sono schierati per la guerra, Putin è considerato un criminale di guerra. La Russia è sicuramente il paese aggressore, l'Ucraina è il paese aggredito. In questa situazione, qualsiasi analisi che suoni o possa essere usata come spiegazione dell'intervento militare della guerra scatenata da Putin entra in dissonanza con il racconto dominante, che è sostanzialmente infantile, perché da un punto di vista sociologico e politologico, dire che c'è un cattivo e un buono non è un'analisi, è un giudizio. E quindi, soprattutto quando diciamo, ci sono temi molto importanti per la sopravvivenza di tutti, come il Covid o il rischio di una guerra nucleare, la libertà della nostra mente si restringe perché la nostra mente non riesce a elaborare segnali contraddittori, mentre ovviamente in questa situazione, se vuoi capire, devi accettare anche qualche segnale che entra in contraddizione con il racconto manicheo, per cui tutto il male sta dalla parte della Russia e tutto il bene sta dalla parte della NATO e dell'Occidente. Ma questo è un racconto infantile che non aiuta
ad affrontare quello che secondo me è il vero problema, se mi permettete, l'unica opinione che ho maturato su questa guerra, cioè che la scelta di fronte a cui noi ci troviamo è semplicemente fra fermare Putin e punirlo. Questa è la scelta di fondo. Noi non abbiamo ancora deciso come Occidente se il nostro scopo è fermarlo, ovviamente con un compromesso, oppure punirlo con un castigo durissimo, che però rischia di essere anche un castigo verso noi stessi. Questo non lo abbiamo deciso, credo che anche la NATO non ha deciso se preferisce diciamo pilotare una catastrofe nei confronti di Putin, oppure preferisce far finire la guerra dando anche la possibilità a Putin di uscire non completamente danneggiato da questa avventura in cui si è messa. Questa scelta noi non l'abbiamo fatta, e il non averla fatta rende molto difficile il dibattito. Notate bene, quando io dico che la scelta è fra fermare e punire, non intendo dire che la scelta è fra mandare le armi e non mandarle, o altre cose. Io non lo so per raggiungere uno di questi due fini cosa si dovrebbe fare. Non capisco nulla di strategie militari, di geopolitica, eccetera. Però una cosa credo di poterla dire, che un obiettivo dobbiamo averlo, e non aver scelto fra l'obiettivo di punire Putin e l'obiettivo di fermarlo, rende più difficile muoversi. È ovviamente difficilissimo parlare con libertà. E sempre per tornare al suo articolo, il professore, lei diceva che l'indizio più rilevatore di questo clima è la premissite, cioè queste premesse lunghissime che si fanno prima di affrontare questi temi. Sì, sì. Guardi, questo io l'avevo già sperimentato nel Covid, su me stesso. Io mi sono reso conto, nelle poche trasmissioni in cui mi è capitato di andare, che qualsiasi cosa io volessi dire dovevo prima dare le mie credenziali, cioè fare un atto di fede nei confronti della vaccinazione, cominciando a dire primo che sono vaccinato, secondo che ho già fatto la terza dose, terzo che ho il Green Pass, che il vaccino funziona, che è una cosa utile, che tutti dobbiamo vaccinarsi. Dette tutte queste cose si poteva cominciare il discorso. E adesso mi ha molto colpito, ad esempio, l'altro giorno il direttore della stampa di Torino, Giannini, persona molto stimata, che non ha certo bisogno di credenziali, di democraticità o progressismo, ha passato 10 minuti dalla Gruber a dire che premetto che Putin è cattivo, premetto che la Russia è l'aggressore, premetto che sono con la NATO, premetto questo, premetto quest'altro, premetto quest'altro ancora, però devo dire che mi ha colpito apprendere da Biden che ha passato gli ultimi anni a riempire l'Ucraina di armi. Cioè, per far notare questa cosa, che ovviamente non va a lode della NATO, della saggezza della NATO e dell'Occidente, per poter dire questa cosa, una persona autorevole come Giannini deve passare 10 minuti a pararsi da che cosa? Fondamentalmente da quello che forse in inglese si potrebbe chiamare mislabeling, cioè o misclassification, pararsi dal rischio di essere classificato scorrettamente come putiniano, pro-Russia, eccetera, eccetera. Allora, noi diciamo che siamo un paese democratico, difendiamo la nostra libertà, eccetera, ma se per dire qualsiasi cosa dobbiamo esibire tutte queste credenziali per non essere lapidati, ma che libertà c'è? Qual è la spinta all'autocensura con cui dobbiamo combattere? Io sono impressionato da questo, non so come dire, è imbarazzante, ecco, per chi fa un lavoro intellettuale è imbarazzante dover fare le premesse prima di parlare, perché terrorizzato dalle accuse che può ricevere.
Professore, lei ne parla anche nel suo ultimo libro. Adesso faremo vedere, ecco, la copertina che sarà in edicola tra pochi giorni, a fine marzo, il 31 marzo, Manifesto del Libero Pensiero, scritto con Paola Mastrocola. Lei dice... adesso ci dirà lei cosa dice nel libro. La mia domanda è, in modo più ampio, chi ha paura del libero pensiero? Davvero non c'è più spazio per anche solo l'ironia, anche solo il dialogo, specialmente nei mezzi di comunicazione di massa, non soltanto in televisione? Ma dunque, dobbiamo dire una cosa che forse non abbiamo messo abbastanza in evidenza nel nostro manifesto. Lo sto pensando adesso perché mi ha fatto la domanda. In realtà non è vero che non c'è spazio per l'ironia, per la discussione, eccetera, perché nei ceti popolari c'è. Cioè, se lei va in un cantiere e ci sono 50 operai, stia tranquillo che si può dire tutto quello che si vuole senza problemi. Il problema sono i ceti alti. I ceti alti, urbanizzati, istruiti, soprattutto se fanno professioni intellettuali, hanno posizioni di potere, in quegli ambienti lì parlare è estremamente difficile. Quindi la società è molto segmentata tra la massa che si permette ancora molta libertà anche nell'uso delle parole, il politicamente corretto non esiste, non interessa, hanno altri problemi, e l'establishment mediatico, politico, economico, anche diciamo le grandi multinazionali, ossessionate da che cosa? Da quella cosa che ha descritto magistralmente Guido Soncini nel suo libro L'era della suscettibilità, la paura di scatenare una tempesta sui social. Paura del tutto ridicola, perché i social basterebbe ignorarli. Il fatto che, pensi un po', la Lufthansa ha smesso di dire cari signori e signore perché non è abbastanza inclusivo, adesso dice il pilota dice solo buongiorno, perché ha paura di offendere i gender fluid dicendo signori e signore. E se io non sono né signore né signora posso sentirmi offeso sull'aereo. Questo problema qui non è mai esistito. E non esiste, non c'è nessun gender fluid che si sente offeso. Però Lufthansa ha paura dei social. Cioè siamo arrivati a perdere il senso del ridicolo, a mio parere. Come l'Università di Milano che fa un decalogo, anzi non un decalogo, un manuale sulle parole che bisogna usare, le parole che non bisogna usare. Per cui io credo che se io fossi professore nell'Università di Milano e dovessi fare un intervento in un consiglio di dipartimento, dovrei prima studiarmi pagine e pagine su quali termini usare, quali espressioni non usare. E diciamo che esiterei ad ogni parola controllando sul manuale se è la parola giusta o non è la parola giusta. A me stupisce che i colleghi... non accettino tutto questo come se fosse normale, che non ci sia una reazione. Però penso che, diciamo, la cultura sia talora inversamente proporzionale al senso, alla capacità, all'humor, alla capacità di cogliere il senso del ridicolo. Cioè più sei istruito e più ti lasci condizionare dall'ambiente in cui vivi. Del resto, guardi, le scienze sociali questa cosa la sanno da tempo. Ci sono gli studi di Festinger degli anni 50, ma prima ancora il grande psicologo sperimentale Ash aveva fatto degli esperimenti sconvolgenti in cui si vedeva quanto è forte la pressione al conformismo nei piccoli gruppi. Noi siamo malati di conformismo, purtroppo. Professore, questo lei ne parla anche in quello che è il suo, adesso possiamo ancora dire per una settimana per l'ultimo libro, cioè La società signorile di massa. E a proposito di questo libro... È l'ultimo libro prima del Covid. Ah sì, ma come può una società signorile essere definita di massa? Un po' ce l'ha già iniziato a spiegare. Ma guardi, è abbastanza semplice. Io...
uso il concetto di consumo signorile e di società signorile nel senso in cui li usava uno dei miei più amati maestri, cioè il professor Claudio Napoleoni, di cui io sono stato allievo e con cui ho fatto la tesi, con cui mi sono laureato. Allora, nel suo racconto, nel suo modo di vedere l'economia e il marxismo, Napoleoni diceva che il rapporto signorile, di signoria, e il rapporto di sfruttamento sono innanzitutto un rapporto tra chi lavora e chi non lavora. Quindi l'accezione del termine signorile non è solo avere dei consumi opulenti, e anche essere nella condizione di non lavoro. Per lui, diciamo, per Napoleoni, il capitalista era molto diverso dal rentier, dal signore, perché il capitalista bene o male lavora. E il rapporto di sfruttamento, in questa molto originale e forse sbagliata interpretazione del marxismo, era per lui appunto un rapporto tra chi lavora e chi non lavora. Questo è un po' il mio background, diciamo, ideologico. Ora, se riflettiamo su questo e teniamo conto dell'enorme aumento del potere di acquisto che noi abbiamo avuto tra il 1950 e il 2020, è chiaro perché una società può essere signorile e essere di massa. Può essere signorile perché la maggioranza della popolazione non lavora, e di massa perché questa maggioranza non solo non lavora, ma accede a consumi molto opulenti. E quindi è, è quello che Keynes aveva previsto. L'aumento della produttività in un secolo è stato talmente forte da far sì che quella porzione dell'umanità che vive in Occidente abbia sostanzialmente risolto il suo problema economico. Cioè abbiamo un tenore di vita talmente alto che ci permette di tenere a riposo una parte notevole della popolazione e comunque anche una frazione notevole della vita di una persona, perché se tu anziché andare a lavorare a 10 o 15 anni vai a lavorare a 20, 25, 30, 35 a seconda di quanto sei tanghi oppure no, se tu vai, puoi permetterti di andare in pensione a 55, 60 anni, lasciando da perdere i casi delle 35enni insegnanti che erano andate in pensione qualche decennio fa a 35 o 40 anni. Se tu puoi permetterti tutto questo, la condizione signorile si è estesa alla maggior parte della popolazione e lo ha reso possibile che cosa? Da un lato il mero progresso tecnologico, ma dall'altro anche alcune scelte culturali. Cioè noi abbiamo scelto di essere una società non basata sul lavoro. Cioè non è che sia così in tutto il mondo avanzato. Ci sono posti, non so, mettiamo la Norvegia o il Giappone o la Germania, in cui il posto del lavoro è ancora importante. In Italia no, nonostante noi siamo meno ricchi della Norvegia, meno ricchi della Svizzera, meno ricchi della Germania, meno ricchi del Giappone, tutti i posti in cui la cultura del lavoro è ancora viva, noi ci permettiamo di lavorare poco, di consumare molto, e di allocare una frazione molto piccola della vita all'impegno lavorativo. Quindi c'è anche un elemento culturale, non soltanto il progresso tecnico, a dispetto dell'articolo 1 della Costituzione e della definizione della nostra Repubblica come fondata sul lavoro. Io direi che è fondata sul non lavoro. Attenzione, ancorché bisogna precisare che la minoranza lavoratrice lavora molto, perché noi abbiamo orari di lavoro ancora molto lunghi in una parte della popolazione e abbiamo il fenomeno del doppio lavoro. Quindi la minoranza lavoratrice è molto impegnata sul lavoro, non si può dire che lavori poco. Il problema è che c'è questa massa parassitaria di non lavoratori che vive alle spalle della minoranza che lavora.
Riallargando, professore, il discorso all'Occidente ricco ed evoluto, come lei lo ha definito, lei dice la guerra non fa per noi, possiamo condannare, esprimere solidarietà, indignarci, accogliere i profughi, imporre sanzioni economiche, ma aiutare un popolo aggredito no. Come potrebbe essere diversamente? Allora, questo lei adesso ha letto qualche passo non dell'articolo dei giorni scorsi, ma di un articolo di 2 o 3 giorni dopo l'inizio della guerra. In quel momento io mi ero erroneamente fatto l'idea che noi non avremmo fatto assolutamente nulla, salvo la solidarietà e qualche aiuto umanitario, l'accoglienza dei profughi. E quindi in quel momento io ero stupito, o perlomeno diciamo colpito più che stupito, non stupito, colpito dal fatto che noi abbiamo un'attitudine che ci viene anche da internet, secondo me, al ruolo di meri spettatori. Cioè noi sostanzialmente siamo stati abituati dalle guerre del Golfo in poi a vedere la guerra in televisione, a considerarla una cosa lontana e ad assumere appunto il ruolo di spettatori. Poi sono stato invece in qualche modo smentito, perché un piccolo gesto di o di coraggio o di imprudenza, dipende dai punti di vista, noi lo abbiamo fatto, perché l'invio delle armi è un gesto di guerra per procura, cioè un po' come la maternità surrogata. Lasciamo combattere loro, ma ci salviamo la coscienza mandandogli un po' di armi. Quindi, tornando a quella frase, si riferiva a un momento in cui noi sembravamo sostanzialmente ed esclusivamente nel ruolo di spettatori, e questo mi dava qualche turbamento. Però io lo ricollegavo a una cosa di cui ho parlato anche nella società signorile di massa, cioè noi siamo diventati una società non solo di spettatori, ma anche di persone molto avverse al rischio e assolutamente indisponibili a fare sacrifici di qualsiasi tipo. Cioè, se noi confrontiamo la generazione dei nostri padri e nonni e pensiamo ai sacrifici che hanno fatto per uscire dalla guerra, ricostruire l'Italia, comprare la casa, risparmiare, guadagnare, e le compariamo con la facilità della vita degli ultimi anni, beh, c'è un abisso. Quindi in quell'articolo io richiamavo un concetto che fu introdotto da una studiosa, una psicologa israeliana che si chiama Hara Estrof Marano, che scrisse fin dall'inizio del millennio, cioè nei primi anni 2000, una serie di articoli e poi anche un libro sui ragazzi americani, intitolandolo A Nation of Wimps, cioè una nazione di schiappe, di buoni a nulla. E in questo libro lei descrive gli effetti nefasti dell'eccesso di cure e preoccupazioni parentali. Cioè descrive una cosa che noi tendiamo ad attribuire all'Italia, ma che in realtà è anche americana, forse è stata prima americana che italiana, cioè l'eccesso di protezione dei figli da parte dei genitori e gli enormi danni psicologici che questo produce. Tra l'altro un aspetto di tutto questo processo storico è la fine del servizio militare, no? Cioè, noi quasi non ce ne ricordiamo più, ma all'inizio del millennio c'era ancora il servizio militare, e poi è stato tolto credo intorno al 2005. Perché? Beh, perché è una tipica esperienza incompatibile con quello che siamo diventati. Cioè, noi siamo diventati fondamentalmente imbelli in senso lato. Hara Estrof Marano descrive questo nostro diventare imbelli, parlando dell'America, e chiamandolo WIMPS, che significa in realtà schiappe. Però questo è il processo generale. Cioè, oggi chiedere a un ragazzo dei veri sacrifici è già difficile, figuriamoci mandarlo in guerra. E può essere anche per questo secondo aspetto può essere un progresso, naturalmente, però io vedo le cose, diciamo, da sociologo, descrivendo, descrivo, non giudico,
E la descrizione è che ci sono cose che non siamo disposti a fare. Se questa guerra fosse scoppiata, non so, 50 anni fa, avremmo considerato la possibilità di intervenire in guerra. Adesso consideriamo solo la possibilità che la NATO faccia il suo, faccia quello che deve fare o ritiene di fare. Professore, concludiamo questa nostra conversazione continuando a parlare di giovani, perché negli ultimi due anni la generazione dei giovanissimi, ma anche dei più grandi, hanno vissuto un periodo straordinario in cui c'è stata poca possibilità di stare insieme, di socializzare, di fare sport, di andare a scuola. Siamo il paese che ha tenuto le scuole più chiuse. Secondo lei, quali conseguenze avrà sui nostri giovani questo lungo periodo? Ecco, la ringrazio di questa domanda perché permette di vedere l'altra faccia della medaglia, cioè che i giovani, oltre ad avere goduto di grandi privilegi, invece sono stati anche vittime sacrificali degli errori che sono stati fatti e dei guai che il Covid ha determinato. Perché dico degli errori? In realtà la DAD non era inevitabile. Probabilmente il primo anno era inevitabile, perché ci sarebbe voluta una lungimiranza straordinaria per evitarla. Ma il secondo anno era evitabilissima. Fu una scelta del governo e del ministro Speranza di non ascoltare gli ingegneri, gli scienziati, gli studiosi che avevano indicato la soluzione per non andare in DAD. La soluzione era di ripulire l'aria nelle scuole, cosa che si può fare o con i filtri EPA, 1000 euro a classe, o con la ventilazione meccanica controllata, 4000 euro per classe. Spesa totale, con i filtri EPA, più o meno quello che abbiamo speso per i banchi a rotelle, poche centinaia di milioni di euro, con la ventilazione meccanica controllata che funziona un po' meglio, 1,5 miliardi di euro, molto meno di quello che abbiamo speso per tutto il resto. L'evidenza scientifica che suggerisce che quella è la soluzione, perché abbatte drasticamente la circolazione del virus, era perfettamente disponibile dal luglio del 2020. Ed era così disponibile che c'è stato almeno un caso di politici che hanno preso sul serio quei risultati scientifici. Il caso che abbiamo studiato come Fondazione David Hume è il caso delle Marche. Le Marche hanno introdotto in modo sperimentale la ventilazione meccanica controllata in una parte delle classi. Il bando è partito a l'hanno deciso tra Natale e gennaio 2021, quindi più di un anno fa. Il bando è partito, se non sbaglio, il 15 febbraio. Ad agosto, dove avevano deciso di installare la ventilazione meccanica, la ventilazione è stata installata. E in quelle aule i casi sono stati dell'80% più bassi, cioè meno di un quinto. Notate che la capacità del vaccino di evitare la trasmissione, di abbassare le probabilità di trasmissione, ha un impatto di un fattore 2. La ventilazione meccanica ha un impatto di un fattore 5 o 6, se non di più. Allora, fu scelto di non fare la ventilazione meccanica controllata. L'unico partito, un solo partito la propose, e dato che quel partito governa le Marche furono sensibili a questa soluzione. Quindi, prima cosa che volevo dire, i giovani devono ringraziare Speranza, fondamentalmente, e il governo per aver passato non uno ma due anni di DAD. Quali conseguenze avrà questo? Ma io non lo so, perché non sono, pur avendo insegnato in una facoltà di psicologia, non sono uno psicologo, questo lato non lo so valutare.
forse nessuno lo sa valutare, lo vedremo soltanto in futuro. Quello che però mi sento di dire, visto che avete, se non ho capito male, parlato con Malagò di questo problema, le conseguenze... Le conseguenze sugli atleti ci saranno senz'altro, perché una delle cose che stiamo scoprendo in queste settimane, perché stanno uscendo i primi studi, una delle cose che stiamo scoprendo è che il long COVID è molto pesante anche per i giovani. Ci sono usciti due studi nei giorni scorsi che hanno mostrato una cosa terrificante, cioè che le persone che sono state in ospedale per COVID, una parte considerevole ci ritorna, perché anche se non c'è una nuova infezione, gli effetti del COVID sono permanenti, sono in alcune, per fortuna non in tutti, sono permanenti e potenzialmente abbastanza gravi. Quindi io vedo una popolazione che dal punto di vista sanitario, in tutte le fasce di età, sarà sempre più indebolita, e ovviamente il settore in cui ne risentiremo di più sarà proprio quello delle attività sportive. E questo è terribile, perché è avvenuto e non si sta facendo nulla per evitarlo. Perché quando ci viene detto che non c'è problema, il virus non è più grave, non è più virulento come nelle versioni precedenti, che tanto ci infetteremo tutti, che i contagi possono aumentare ma non è il caso di fare niente, anzi apriamo di più, perché non sappiamo cosa fare in realtà. Ecco, quando si fanno questi discorsi si sta accettando un peggioramento dello stato di salute generale della popolazione, non si sta prendendo sul serio il COVID, probabilmente perché sarebbe troppo costoso, creerebbe dei conflitti, cioè ci sono mille motivi politici, però diciamo quello che sta succedendo è stato accuratamente pianificato e predisposto, perché non nel senso che fosse intenzionale, ma che era facile prevedere le conseguenze delle scelte che si sono fatte, sia sul versante delle scuole, sia sul versante della lotta al COVID, che ormai direi che è abbastanza abbandonata. Vi dico un'ultima cosa, è molto difficile che quest'autunno si rivaccinino tutti, perché il vaccino ormai è screditato, sia per gli effetti collaterali, sia per la sua scarsa durata. La promessa che ci aveva fatto la scienza, che con i vaccini mRNA ci sarebbe stato un facile aggiornamento man mano che emergevano le varianti, questa promessa è stata completamente disattesa, però nessuno ne parla, cioè continuiamo a parlare della scienza in modo miracolistico, senza far notare che ci avevano convinto a vaccinarci in quel modo lì, perché si sarebbe potuto aggiornare facilmente ogni anno come si fa con l'influenza. Noi stiamo ancora usando il vaccino per il virus di Wuhan, e sono passati 2 anni, però pare che di questi temi non si possa discutere, o meglio, se se ne discute ti becchi del Novax, come se si discute di guerra ti becchi del putiniano. Però resta il fatto che il vaccino è stato uno strumento determinante per combattere la pandemia, insieme ad altri che probabilmente non si è fatti in tempo ad attivare, ma sentiremo i specialisti anche... No, ma certo che lo è stato, forse anch'io mi sono spiegato male, il vaccino ha fatto la sua parte... Determinante, perché il numero dei morti è stato abbattuto dal vaccino, però purtroppo non funziona bene per la circolazione del virus e dura poco. Allora questi due problemini, cioè che il vaccino non blocca la circolazione e la copertura vaccinale è di modestissima, questi due problemi non sembrano essere all'attenzione.
perché metterli all'attenzione viene interpretato come criticare il vaccino, mentre qui si tratta non di criticarlo, ma di andare oltre. Bene. Professore, la ringrazio ancora per aver accettato il nostro invito. Ricordo ancora che lei è in uscita con un libro il 31 di marzo, il Manifesto del Libero Pensiero, che possiamo mostrare ancora una volta in copertina salutandola, ringraziandola ancora per la sua partecipazione. Magari organizzeremo una presentazione del libro quando sarà presentato. Volentieri, grazie. Grazie professore, grazie, buonasera. A chi ci ha seguito ancora grazie, appuntamento alla prossima settimana.